Per l'autismo c'è un mondo di aquiloni a Brindisi per celebrare la giornata della consapevolezza. Studenti e docenti hanno affollato il lungomare Regina Margherita ai piedi delle colonne romane per ricevere gli aquiloni poi fatti volare nel suggestivo scenario delle acque del porto brindisino dalle imbarcazioni che hanno aderito all'evento, guidate da Baron dell'associazione GV3. Questa mattina è un bellissimo colpo d'occhio, ovviamente il lavoro non deve mai cessare, bisogna arrivare all'obiettivo finale, adesso stiamo riaprendo il tavolo tecnico sull'autismo, insomma, il lavoro non si ferma, questo è un primo passo, ma bisogna andare avanti. È lo spirito giusto, questo è un momento veramente importante di aggregazione tra la scuola, istituzioni e anche, diciamo, istituzioni sanitarie. Questa, diciamo, problematica va affrontata insieme, solo insieme riusciamo a traguardare risultati importanti. Un momento di gioia, entusiasmo ed inclusione che parte dalla scuola e dai piccoli studenti per far prendere il volo a questi ragazzi speciali come gli aquiloni guidati dal vento. L'Istituto Comprensivo Casale insieme all'Istituto Professionale Morvillo Falcone e all'Istituto Professionale Alberghiero Sandro Pertini hanno organizzato questa attività proprio per fare in modo che i protagonisti siano i nostri ragazzi. E tutti devono capire, dai più piccoli ai più grandi, che comunque questo mondo è variegato, che comunque ci sono tante tipologie di bambini, di adulti e le dobbiamo accettare nelle loro diversità e nelle loro varietà. Proprio per quello il mondo si colora di tanti colori, di tante sfumature e a noi piace comunque vederlo così.